Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Allora, questi tre minuti li dedichiamo sulla strada. Ma sulla strada perché? Perché passando abbiamo incontrato un grande del ciclismo ed è Imerio. Però adesso andiamo a incontrarlo più da vicino, perché ho visto che passava con la bicicletta e Fabrizio l'ha ripreso. Adesso andiamo a vedere dov'è. Vieni, Fabri. Ah, forse l'abbiamo trovato, è qui che si sta rilassando un po'. Permette, lei è Imerio Massignà? Sì, caro. Buongiorno, buongiorno, io l'ho notato, l'ho vista passare, posso sedermi qui vicino? L'ho vista passare in bicicletta e ho detto, è lui o non è lui? Ebbè, è proprio lui e sono contentissimo di averlo qua al mio fianco, perché in questi tre minuti abbiamo visto dei ragazzi che affrontano il motociclismo, le moto e tutto, ma il ciclismo, i ragazzi, ho visto che insomma tendono un po' ad abbandonarlo perché fatica, o no? Ma fatica molto. Io ho tanti anni che vado in bicicletta, ho fatto tante corse che dopo vi spiego le corse che ho fatto, quello che ho fatto. Siccome in moto è più facile, si fa meno fatica, il ciclismo, poi l'età che ho io è anche più fatica del previsto. Ecco, diciamo che in questi tre minuti dobbiamo convincere questi ragazzi a buttarsi su questo sport, perché poi il ciclismo è uno sport che rende forti e fortifica le gambe, fortifica un po' tutto. Quindi Imerio, come possiamo convincere un ragazzo a intraprendere questo sport del ciclismo? Deve provare andare in bicicletta e... C'è anche una cosa che voglio dire, qua in Piemonte non è che ci sia tante società che può curare questi giovani. Sul Veneto è differente, hai capito? Io avete sentito, lui non è proprio piemontese. No, io ho sposato mia moglie che era di Silvano e dal Veneto sono andato a Genova senza polente, poi sono venuto qua e praticamente sono da 67 che sono qua. Andare in bicicletta anche per i giovani è un coso per tirarsi via da anche certe brutte compagnie. Bravo. Ecco, che io vorrei che ne sono tutti in bicicletta, però dobbiamo stare molto attenti, perché il giorno d'oggi sulle strade c'è le macchine che comandano loro. Esatto. Ho visto quanti incidenti che è successo, anche scarponi, tanti, purtroppo bisogna stare attento. Io vado sempre a cercare le strade quelle secondarie. Qualche volta vado a mountain bike, faccio le strade sterrate e mi diverto di più. Ecco, noi diciamo anche che questi ragazzi sono più agevolati perché le biciclette che ci sono adesso sono più leggere, hanno una manualità molto migliore, poi hanno anche questi cambi automatici che aiutano a far meno fatica sul pedale. Ma è logica, c'è 3-4 kg di differenza da quando correvo io. Poi noi avevamo 5 rapporti dove c'era poco spazio da cambiare. Adesso loro hanno delle biciclette che dovranno volare. Che dovranno volare. Beh, noi purtroppo i tre minuti sono cortissimi, quindi dobbiamo lasciare in medio. Comunque facciamo tanti complimenti, perché pensate, quest'uomo continua ancora imperterrito ad andare in bicicletta, affrontando traffico, rischiando il traffico, però insomma la passione della bicicletta non manca. Manca, sì, sì, senz'altro. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti, grazie a Imerio per questo tempo che ci ha dedicato. Prego. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con Franco Ponta, gli specialisti del clima ideale. Franco Ponta, da 30 anni realizza impianti di condizionamento e riscaldamento. Società e personale sono certificati, qualificati e specializzati nelle nuove tecnologie ad alto risparmio energetico in pompa di calore. Centro vendite e assistenza autorizzato Daikin.
Franco Ponta, a 100 metri dal casello di Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 63 31 83, francoponta.it. Prossima apertura, nuovo centro vendite assistenza a Busalla, via Vittorio Veneto, di fronte al comune. Dedicato a tutti coloro che amano lo shopping di qualità. Domenica 11 giugno ad Arquata Scrivia ritorna a grande richiesta l'unico vero originale evento mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale. Nessuna imitazione o prodotti di scarso pregio, ma solo tutta la qualità della tradizione toscana e italiana al miglior prezzo. Abbigliamento, borse e scarpe di altissima fattura, la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou. Gli ambulanti di Forte dei Marmi vi aspettano domenica 11 giugno ad Arquata Scrivia in via Libarna, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo. La Proloco di Predosa vi invita il 9, 10, 11 giugno all'ormai famosa Sagra delle Fragole, 32esima edizione. In queste serate, presso il Palatenda del paese, a partire dalle 19.30, si rinnova il tradizionale appuntamento estivo, dove si potranno gustare tante specialità gastronomiche e rinomate prelibatezze, come il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini, tutti ad abbinare a vini doc della cantina di Mantovana. 32esima Sagra delle Fragole, il Predosa. Sabato 10 giugno dalle 16.30, inaugurazione presso il centro commerciale Bennett di Novi Ligure del nuovo centro estetico Spaltra, dove la bellezza è facile e felice. Da Spaltra, lui e lei troveranno trattamenti viso e corpo funzionali, manicure, pedicure e depilazioni di qualità. Spaltra, l'altra spa, vi aspetta sabato 10 giugno dalle 16.30 presso il centro commerciale Bennett di Novi Ligure per uno Spaltra Beauty Party, DJ set, buffet e regali per tutti. Il parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria vi aspetta con numerose attrazioni per grandi e piccini. Vi potrete divertire con lo scivolo kamikaze, lo scivolo toboga, il multi-race foam, rapid river e il black hole. Inoltre, se volete rilassarvi, laguna caraibica immensa, con giochi d'acqua, idromassaggi e solarium acquatico. Sul bagnasciuga della laguna, per il piacere dei bimbi, c'è l'Isola del Tesoro, un parco giochi con 7 scivoli divertentissimi situati nella zona con l'altezza dell'acqua più bassa per migliorare la sicurezza e dare maggiore tranquillità alle mamme. Sala giochi elettronici con biliardo e tavolo da ping pong. Maxi bar ristoro con tavoli interni. Non vi resta che venire.